cari ragazzi, good morning Italia, good morning. Are you okay? Are you okay? Very much? How are you? Fine? Oh yeah, yeah, let's go, partiamo. Venerdì Santo, finalmente oggi mi raccomando è vietato mangiare la carne. Oggi si mangia il pesce. E l'ova, no, l'ova quando? Pasqua e Venerdì Santo, l'ova adesso. Vabbè, a chi piacciono, piacciono, a me non mi piacciono. Io la Pasqua, poi la, il periodo dell'agnello. Io sono animalista per gli agnelli, siccome mi fanno schifo, perché non mi piacciono sia odore che è, io sono per la salvaguardia degli agnelli, ve lo ripeto. Avete visto quello, questo filmato? Lo state vedendo? Ma voi non sapete, voi non, ve ne rendete conto che cazzo di impresa abbiamo fatto 2 anni fa? Ma ve ne rendete conto? Dopo tutto quello che sta succedendo, che è stata la riconferma. Non ci hanno fatto fare più vita, eh? Perché da lì, poi guardate il caso Genoa-Milan, Pulisic, Magnan, lasciamo perdere. Non ce l'hanno, ce l'hanno fatte passare più neanche una. Neanche una. Sti vergognosi. Ma noi, quello li si è messo nel di dietro, li si è buttato nel cacante dietro, là, e senza sputo. Cazzo, che impresa, che impresa. È uno dei protagonisti di questa cazzo di impresa storica, storica, leggendaria, mitica, che la narreranno per le generazioni a venire. Chi era? Il nostro Olivier Messier Giroud, uomo vero, che si gira sempre, e lì quanto si è girato quell'anno, mamma mia, mamma mia, mamma mia, quanto le è andato di ancora l'anno qui, nonostante, vedete quanto stanno male loro, ancora lo hanno qui, qui, ancora hanno gli incubi la notte, nonostante sono arrivati in finale di Champions, non l'hanno vinta, ma era normale, era ovvio, hanno vinto le Supercoppe Italiane, Coppa Italia, hanno vinto, quest'anno lo vinceranno, è quasi fatta, infatti la Sisal già sta pagando gli scommettitori, pensate un po', ormai è chiuso, no, il discorso. Ma voi pensate, ma questi ancora stanno male? E questi dal 1908 che stanno male, questa gente qui. E poi dico, ma mai ce l'hanno con noi? E loro sono la nostra brutta copia. Una nostra branchia estirpata, nata male, dopo. Raga, parlano fatti, non è che lo dico io, Sono i fatti che parlano. Sai, me le inventassi. Ah, dice, ma te ti inventi le cose? No, è la storia. È la storia. Poi che siano stati sempre salvaguardati, quello è un altro discorso, come quest'anno. Se tanto ci va la finanza là dentro, ragazzi, fa una sparizione. Ma ora gli arriva Okatri. Ora arriva Okatri e poi dopo potenza 10, potenza massima. Dopo sì che spendono, fanno le squadroni. Ah, non l'hanno capito. Non hanno capito che questi se vengono è in fondo. Il fondo deve rientrare. Vedrai anche loro, vedrete quanti periodi di magra. Che secca che battono. Sì. Comunque, Venerdì Santo, noi non bestemmiamo. Facciamo i bravi, non bestemmiamo. Io ci fumo, però si può fumare. Mi raccomando, non lo fate, non fatelo a casa. O se lo fate accompagnati dai genitori. Caso Tonali, poretto. Cose vecchie che li portano fuori. Ma era normale che c'erano quelle. L'unica cosa è che su 70, 60, 70 nomi, gli unici due. Qualcuno è innocente, altri non si è saputo più niente. Gli unici due coglioni che militavano in squadre che danno fastidio, fuori. Ludopatici, squalificati. E non si sa manco più se torneranno a giocare a sti livelli. Visto come si fa a rovinare giocatori? A parte si sono rovinati da solo, non è da soli, non è che è colpa. Però un pochino di salvaguardia, stagli dietro nei periodi di difficoltà invece. E vabbè, così ragazzi. Per quanto riguarda poi anche il fattore Acerbi, che io vorrei chiudere qui, ancora insistono. Non ci sono le prove. Non c'è le prove, se nessuno. Lasciando sta che ha detto Gravina, perché quella tanto è gente che non se ne rende conto di quello che dice, è gente che è piena di sé, e per loro sono toccabili. Ora quando le fanno tutti i commissariari voglio fare due risate. E si lamentano che loro. Ma l'incontrario nostro, questi non hanno il presidente perché è sparito. E ancora nessuno sa dov'è e nessuno sa dare una risposta. Però hanno dirigenti dietro, a partire da Marotta, Ausilio e poi chi cavolo hanno. Che sono giocatori che sono dirigenti che fanno sentire il proprio peso all'interno delle istituzioni calcistiche. Noi non ci sanno. È inutile che continuate a dire perché Hernandez non gli hanno tolto la munizione. Se noi non ci facciamo sentire, perché in questi ultimi anni non ci siamo mai fatti sentire. È inutile andare a cercare gli altri e colpevolizzare gli altri. Guardiamo ogni tanto a casa nostra e cerchiamo di migliorare le cose e di far sentire la nostra voce. Perché così continuiamo, i nostri continueranno a dormire, a sonnecchiare, e gli altri continueranno a farsi rispettare. Fatta che la rima. E allora poi non ci veniamo a lamentare, perché poi alla fine ci sta bene. È come dopo gli episodi contro nelle partite, noi vogliamo fare troppo signori. Non avete capito che purtroppo siamo arrivati a un momento che c'è gente, squadre che investono tanto, che sono debitate, tutto vanno oltre il limite consentito, e noi dobbiamo essere più stronzi, a partire dalla proprietà,
dobbiamo essere più cattivi, come sottoporta anche nelle aule di queste istituzioni italiane, e basta, e farsi valere. Io chiedo questo per Pasqua, dentro all'uovo, chiedo questo. Continuate intanto a guardare qui, così intanto io parlo, ma godo, ancora. Godo che loro invece stanno male, quanto ci sono stati male. Ancora hanno il fegato che li si corrode, a quanto il pensiero di questa umiliazione calcistica. Ma neanche il 20esimo, ma neanche il 30esimo li toglierà l'invidia, la rabbia a questi qui, a questi cartonati prescritti che non so altro. E niente, dai, allora, domani sera si torna con la Serie A, meno male, eh? Si torna con la Serie A. Siamo a Firenze, ragazzi, sappiamo che è una partita tosta. Mancherà Teo, per l'appunto. Kier, per precauzione. Ma anche questo ora deve cominciare a farla finita, che non può andare a giocare a nazionale, che è sempre mezzo tronco. Alla fine anno, mi dispiace. Bene. E poi... la squadra è quella, ragazzi. La squadra è quella. Leao, Giroud sicuramente. Ormai siamo al rush finale, poi ci abbandonerà. Ma come fai? Uno di Giroud ci mancherà tanto, ragazzi. Ci mancherà tanto. Tanto. Brindisino la 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 la, brindisino la 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 la, brindisino la 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 la, e brindisino per Giroud, come si fa? Ehi! Dai, ci sentiamo. Oggi sono di road, on the road. Ci sentiamo. Ciao a tutti, intanto spero che abbiate visto questa bella clip, che l'ho mandata a ripetizione perché è un simbolo, è un marchio di fabbrica dell'impresa storica che abbiamo compiuto alla faccia di tutti. E niente, concentriamoci, iniziamo a prepararci per la partita domani sera, perché non ci regalerà niente nessuno, soprattutto a Firenze, per tanti motivi, ok? Ciao, like, campanina, sostenete il canale, se vi va, condividete e tutto, eh? Se no andate da youtuberoni, che loro, per loro, col lavoro che svolgono, loro ragazzi ci perdono tempo, video, 3, 2, 3, 4 canali, ragazzi, ma potete mettere l'efficienza con lo scazzismo così, eh?